Allora, ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, nuovo video Get Rid With Me, stavolta ci prepariamo insieme. Permetto già che non devo uscire, però vi avevo promesso un make-up oggi, non so neanche che make-up andrò a fare, ma tanto per tenerci un po' di compagnia, voglio fare un video che chiriccio con voi del più e del meno, ovvero il solito video chiriccio, ma stavolta truccandoci con questa palette qui, questa della Flawless 4, sì, questa, come potete ben vedere, questa qui. E niente, andiamo a truccarci. Premetto che stavolta, se riesco, vi farò vedere meglio come mi trucco. Allora, questa non so dove metterla, perciò la mettiamo di qui, onde evitare di fare casini. E niente, devo usare i pennelli, ma non so dove l'ho messo. Molto bene, fantastico. Allora, attendete un secondo che poggio il vaso di pennelli da questa parte. Insomma, prendo questo qua. Dunque, come state ragazzi? Spero bene. Io sto altrettanto bene. E niente, stavo aspettando a fare da un bel po' questi make up, perché ho sto caldo io ragazzi, non ce la facevo a truccarmi, sinceramente non mi bastava la voglia di truccarmi, quindi, cioè non è che non ho voglia. Sì, ero troppo sudata, quindi assolutamente no. Allora sto prendendo questo colore qui, questo, non so se si possa vedere, questo qua, e vado a truccarmi. Non so cosa si possa percepire perché non sto usando la luce artificiale, cioè questa è la luce, però è un po' pieno di ombre, quindi vabbè. Raga, attendete un secondo, perché qui non so come fare, boh. Si vedrà qualcosa, temo di no. Aspettate, che mi attrezzo bene, potevo pensarci prima, ma vediamo. Vediamo. Aspetta un secondo. Faccio una cosa e torno subito. Bene, allora, eccoci qua. Finalmente ce l'ho fatta a avere un minimo di sì, per truccarmi un po' meglio, decentemente truccarmi, cioè avere una luce decente. Comunque, allora, mi stavo utilizzando questo. Non so che colore era, perché era questo, mi pareva. Sto qua. Dove ho il dito io, quindi adesso finalmente posso truccarmi decentemente, se non mi cade la palette senza fare casini è meglio. Scusate la mano davanti, ma sapete bene quando registro è un po' sempre un casino, ma vabbè. Lo so io se non faccio casini. Per quanto riguarda che ho soffiato sull'ombretto, non mi dite nulla perché tanto la uso solo io, quindi non sono una makeup artist, però non mi interessa. E soffio quanto mi pare, punto. Sì, lo so che sono troppo polemica, ma prendetemi così come voglio io.
fatto. Poi andavo ad andare con una matita, ma perché qua matite ne ho ben poche, andrò con questa, ma della Rimmel, che tra l'altro non so quanto sia pigmentata, quanto posso scrivere, non ne ho la più pallida idea. Aspettate un secondo, perché andrebbe anche temperata, ma io sono un'asina. Ok, ce l'ho fatta a non uccidere l'occhio. Vediamo anche di qui, va. Lasciamo stare, è meglio perché ha già fatto danni abbastanza. Vedete com'è sta matita? Da temperare, quindi vabbè, vabbè. Non vabbè per niente, ma ce la facciamo andare bene lo stesso. Allora, cos'altro c'è qui? Un altro pennello che potrei utilizzare, bellissimo. Se la trovo, aspettate un secondo. Troverò un pennello da eyeliner, aspettate io. Dai, non è male, via. Che bello, è bellissimo, più o meno, perché faccio quel che posso nel mio piccolo. Che ne dite? A parte che non guardate l'occhiaia, che devo darle una aggiustata, cioè mi devo un po' mettere un po' di correttore e così via, ma il resto penso che possa andare. Anche che mi devo fare questo benedetto sopracciglio, non ne può più. E nulla. Poi andiamo con il mascara. Questo mascara, allora, come per fare questa matita eyeliner ho preso questo qui. Se riuscirò a prenderlo, questo ombretto, vedete, questo sempre da quella palette che vi ho fatto vedere prima. Adesso col mascara andiamo della Rimmel. Andiamo a ripulirlo che è meglio, va. Ops. Meno male che si è tolto subito, vabbè che era ancora bagnato, quindi vabbè. Che ne dite? Spero che vi piaccia.
anche se ancora il make up look non è completato, ma mancano cosa? Le occhiaie, appunto. Allora, come occhiaie vado a mettere questo della L'Oreal, sì, infallibile, non riuscivo a dirlo, vabbè. Infallibile, 327 cashmere, questo qui, e me lo metto in diretta con voi, appunto. Sempre se trovassi dove ho messo il pennello da il pennello da applicatore, non lo trovo, metto un altro, va, perché non mi pare tanto il caso di fare buffonate, che già le sto facendo di mio, ma vabbè, dettagli. Questo va subito. Oddio, come lo sto applicando? Se vedete che ci sto mettendo un po' di più è per il semplice fatto che qua voglio starci di più. Però voi potete benissimo andare avanti, ma se vi interessa sto trucco, non proprio bitigriccio ma quasi, perché sto perdendo, non proprio perdendo tempo, non voglio dire così una cosa brutta, però tanto di stare in vostra compagnia, perché so che vi piacciono i trucchi alcuni. L'ho picchiettato un po' di più, cioè l'ho lavorato un po' di più, perché qui è una situazione un po'. Anche sul naso, ovviamente. Nasino. Qui ora ho tante luci, però sono sicura che la luce normale sarà un po' un non so cosa, un fantasmino, ma vabbè, lasciamo perdere. Prima di applicarne altro vado a vedere se ce n'è ancora dell'altro da questa parte, ovviamente, che non sa mai. Io dovrei togliere i peli, ma ragazze, io li copro e zitto la muta. Perché anche se non li copro, se si vedono, chi se ne frega, ragazze, che devo dire. Ancora devo mettere tutto il resto, vedete che punto che sono? A che punto sono? Mettere ancora tutto il resto, vabbè, facciamoci una bella chiacchierattuccia serale o pomeridiana, come la volete chiamare voi. Sto mettendo tutto come fanno più o meno le beauty guru del momento, con i pennelli piccoli da viso, cioè da occhi, perché ho sentito dire che parecchi fanno così. Vediamo se va bene o meno. Solo che io non so, non mi ricordo, non so, non è che non mi ricordo, non so se loro
lo fanno picchiettando o meno, ma io ci sto provando, non mi ho picchiettato da mezz'ora, caspita, vabbè. Ok. Ora con le mani presso. Ok, pare che, vedete, non c'è più niente. Non tocco più tanto la cipria, anzi vado con... Dove l'ho messo gli altri? Ah, sono quelli. Con questo pennello qua, pennellozzo piccolino, preso sempre su Pink Panda. E qua vado, tum tum tum. Ok, così, basta. E vado a fare così. Altro non ho bisogno di fare altro, perché altrimenti, se no, vedete, poi c'è già la chiazza, non capisco il perché, boh. Vabbè. Questi sono peli, ragazze, perché non vado sempre dall'estetista, mi arrangio come posso. E vedete qua, sembra che ho zampe di gallina, ma in realtà non lo è, anche se ho 33 anni quasi. Fate finta di niente, per favore. Non dovrei manco dirlo, ma... Già. Poi arriverà sempre la solita battutina stupida e cretina. Ah, quanti denti hai? Hai il dente di non vi dico cosa, quindi fatevi un po' di vostri. Ma quando è troppo, poi mi incavolo. No, vabbè, a parte quello, lasciamo perdere che invidio. Io me ne strafrego, cosa vi credete? Me ne strafrego di quelli che insultano o rompono le bollettinas, come suol dire, è così. Allora, siamo quasi a 14 minuti di video. Vabbè. Prendo questa qui che è della... Ho usato tutto quasi quando se fosse un po' come se fosse un fondotinta. Ora vado di terra, ma prima di tutto vado col blush. Blush della Debbie Experience. Perché lo voglio terminare. Non è terminato del tutto, ma quasi. E vado con questo sempre altro pennellino preso da Pink Panda a mo' di unicorno, ma va, manca a farla apposta. E ci pulcio su il blush. Ta 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 ta, vedete? E qua. Oh oh, troppo ne ho messo, direi. Sì, troppo, ragazze, vabbè. Aspettate se trovo. Ecco qua. Oh 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 oh. Quanto è pigmentato! Ullala! Perché ne ho messo un proprio, non lo so se si può dire fottio o vabbè, uno sbattimento, ne ho messo troppo, direi. Troppo, direi. Non so se fottio vuol dire in Toscana troppo o di meno, vabbè. Comunque, a prescindere da quello stupidate che ho detto, è la verità, ne ho messo veramente un quintale, troppo. Adesso lo aggiungo un altro po'. Che non voglio essere una via di mezzo, non voglio essere non una via di mezzo, che dico, vabbè, ci siamo capiti, né troppo né troppo poco. Già. Adesso si va di terra, oddio, come sono questa parte, ciampelle. Tutto su. Tiriamolo su che è meglio. Terra, rimel, vedete? Rimel, ora rispecchia tutto, ma vabbè, ce la facciamo andare bene lo stesso. Rimel, fidatevi. Sempre con la... dico, col pennellino, mi viene in mente, il pennellino di Pink Panda, al modo di unicorno.
vado a prelevare una penna di questo, questo qua. Troppo? Decisamente. Troppo. Troppo. Mo sembra non so cosa, ma lasciamo stare, come si vuol dire, lasciamo stare che è meglio, va? Allora, come penultima cosa, illuminante. E poi si è finito, ecco qua, illuminante della Makeup. Oh, qua finalmente si vede bene, così, sì, Makeup Revolution, questo è, vedete? Sì, non so cosa si possa vedere. Ok, highlighter, highlighter. Sempre questo pennello, stavolta, e non con le dita, ma col pennello, sì, l'ho detto, col pennello. Illuminante. Tanto poi vado a struccare perché più di tanto non ci rimango col pennello. Beh sì, col pennello, col trucco. Buonanotte. Oggi sto proprio fulmination alquanto. Se vi state chiedendo se devo mettere il rossetto, forse sì, forse no, non ne ho idea ancora, vediamo. Ci illuminiamo come nello spazio? Dai, un pochettino. Oddio, che caldo, che sto già sudando, vedete? Non so se percepisce da che parte, ma... Sì, c'è già l'effetto unto nel viso, ma raga... Ci sono non so quanti gradi, in camera mia fa caldo. Già. Non ne metto altro perché... Oh sì, forse un po' sì. Boh, basta. Ecco. Oh, mamma mia, ulala. Vabbè, adesso sono aumentati anche la durata del video, quindi vabbè. Io volevo mettere un punto luce di qui, ma vedete, ma non fa. Io direi di fermarmi, se no divento un patastrucchio, come si dice, non lo so, comunque ci siamo capiti. Allora, prendo una salvietta asciutta perché sì, ragazzi, è meglio. Avevo un burro di cacao un po' non utilizzavo più da tempo e quindi non so se sia ancora buono o meno, non conosco la marca più, perché fosse era bello, si è cancellata anche la marca, quindi lasciamo stare, sì, quindi non l'ho utilizzato più da tempo, quindi vabbè, ho rimosso tutto mentre stavo provando a fare queste cose di piazzare il telefono, quindi alla fin fine ho dovuto per forza togliere il burro cacao e no, per dire voi che casini ci sono stati dietro le quinte della mia registrazione, prima di tutto questo bel make up che poi non so se vi può piacere a voi, ma ci ho provato nel mio piccolo a fare il trucco. Allora, come rossetto vado a mettere questo della Makeup Revolution, tutto a base di Makeup Revolution, più o meno. E me ne vado a mettere un bel po', quel poco che ci può restare. Parto da qui. Aspettate che mi avvicino un po'.
Avrò anche un po' di pellicine, ma non me ne vogliate, ma mi ho dimenticato di fare lo scrub, cosa che me la stavo per fare poco fa, ma no comment. Com'è? Fatemi sapere sotto i commenti. Se si chiude la registrazione non è colpa mia, ragazzi. Fidatevi. Insomma, non è male per niente. E non mi dite che è sbavato, perché non è vero nulla. Anzi, a me piace da morire. Magari poi può fare anche un po', scusate, il francesismo, cagare, ma a me piace un botto questo trucco. Magari alla luce può essere un po', potrebbe farlo un po' di meglio, ma a me piace, sinceramente, non è brutto per nulla. Sto avvicinando un po' troppo alla mia lontano. Aspettate che faccio la fotuccia. Mi piace, no, queste foto. Ok, tutte queste foto se mi sono scattate, ovviamente le vedrete nel montaggio. Ciao, a presto ragazzi, mettete un bel like, se vi è piaciuto il video mettete like, appunto, commentate, sempre garbatamente, appunto, a proposito. E iscrivetevi, e se non volete iscrivere non siete obbligate, ma anzi dico sempre garbatamente come faccio io con, come fate voi con me o io con voi, ci mancherebbe altro, siete libere come non siete libere di iscrivervi, pazienza, che se non cresco non fa nulla, l'importante è che bravissimi ci si diverte. Bye bye ragazzi, ciao, statevi bene, ora vi metto gli occhialetti e niente. A presto, ciao ragazze, un bacio, vi adoro. Tanto tra un po' vi strucco, ciao. Thank you.